Presidente Sebastiani, perché Luciano Zauri? Cosa l'ha convinta? Ci ha convinto perché sennò qua rimaniamo sempre che Sebastiani sceglie allenatori, giocatori e non è così. Però l'ultima parola aspetta sempre al Presidente. Sì, però voglio dire, noi, come ho detto prima in conferenza, credo che sulla scelta di Luciano ci sia stato veramente, siano bastati veramente 30 secondi quest'anno, perché Luciano è con noi già da 4-5 anni, lo abbiamo conosciuto molto bene e quindi riteniamo che possa fare sicuramente bene anche il lavoro con la prima squadra. E quindi ci abbiamo messo veramente pochissimo a scegliere. Che cosa gli avete chiesto come tecnico? Nulla, gli abbiamo detto di fare il suo lavoro così come lo sa fare, come lo ha fatto nella primavera quest'anno, senza snaturarsi, sapendo che come tutti gli anni gli comporremo una squadra competitiva e poi lui si adeguerà anche ai ragazzi che avrà, perché oggi credo che essere integralisti non paghi più, no? Che uno bisogna che si adegui anche alle varie situazioni. In questo anche il fatto che sia più giovane magari lo aiuterà sicuramente. Tra poco, anzi forse lo state già iniziando a fare, ci sarà il mercato per puntellare, per cambiare, per sostituire chiaramente qualche giocatore che necessariamente andrà via. Come agirà il Pescara? Chi saranno gli uomini, sempre d'accordo con il presidente e con l'allenatore, che faranno il mercato del Pescara? Ma il mercato, come hai detto giustamente tu, il mercato non è mai chiuso, quindi purtroppo in questo calcio apre da gennaio a dicembre, sempre aperto. Noi lavoreremo, io e Giorgio a stretto contatto, come ho detto prima, e con Antonio che è entrato quest'anno nel nostro club come responsabile dell'area scouting, perché abbiamo molto bisogno di questo aspetto qui. Sarà lui che andrà più in giro, cioè in giro a vedere squadre giovanili, i giovani delle primavere, delle squadre importanti, vedere un po' tutta la parte di quello che è lo scouting, e mentre Giorgio e io saremo più concentrati sulla costruzione. Tecnicamente sicuramente sarà Giorgio, poi io mi vedrò l'aspetto contrattuale.